Italia, le voci dopo la finale vinta contro Perugia in questo servizio di Francesco Tomei. Sono veramente, oltre che contento, orgoglioso, perché i ragazzi sono stati veramente tosti questo fine settimana. Da quando è tornato lui, dicembre 2018, la Lube ha vinto 4 finali su 5 e ora detiene tutti i trofei più importanti della pallavolo nazionale e internazionale. Fefè De Giorgi ha guidato una squadra capace di prevalere in 2 giorni 2 volte al tiebreak, rimontando Trento da 0-2 in semifinale, alzando il trofeo dopo aver superato la rivale ormai classica Perugia nel match più lungo da quando esiste il punteggio, con i set a 25. Sul campo bolognese, davanti a 9.000 spettatori, la battaglia è durata quasi 3 ore. Una partita fenomenale, ma grazie a tutte le squadre, abbiamo tutti giocato insieme, punti a punti, e abbiamo ottenuto una grande vittoria. Sì, una partita incredibile, no? Di altissimo livello, è stata, secondo me, un weekend, proprio uno spettacolo di pallavolo. Juan Torrena 27 punti con oltre il 60% in attacco, Simon 6 muri e 2 ace. I Super Big non hanno tradito nel momento più importante, ma è stata tutta Civitanova, ancora priva dell'opposto Gafur, a dimostrare grande solidità, come Anzani, ex di turno, che la Coppa l'aveva alzata 2 anni fa con Perugia. È stata una grande partita, una partita di altissimo livello che per fortuna è andata nel verso che volevamo. E adesso lo dobbiamo festeggiare. Ma guarda anche al futuro, parliamo ovviamente di volley, il servizio di Antonello Brughini. Max, fino all'ultimo, stavolta è andata male. Sì, dispiace tanto per il risultato. Io mi sono divertito tantissimo, credo anche il pubblico, è stata una finale incredibile. Potevamo vincere noi, l'hanno vinta loro, potevamo vincerla noi. È stata questione di dettagli, no? L'abbiamo detto in questi giorni. È stata una mazzata, soprattutto per i tantissimi sirmaniaci, sempre molto vicini alla squadra. La partita più lunga della storia in Italia ha premiato giustamente Civitanova. Di sicuro la formazione più in palla, quella che ha sbagliato meno e che è stata più efficace in attacco. 58% contro il 49% di Perugia. Anche a muro la squadra di Vital Einen ha sofferto molto. Cosa è mancato, sinceramente? Cioè, 2 punti in set 2 o 2 punti in set 3? È facile, vuol dire che noi abbiamo giocato bene il primo set, ma dopo l'attacco di Civitanova era troppo forte. E in una partita così, la squadra che vince il set vicino vince la partita.